avanti. Fare il primo ministro in Italia non è facile perché è un paese che ha un passato strepitoso, eppure è una delle esperienze più incredibilmente affascinanti perché se dovessi dire con uno slogan cosa è accaduto in questi 2 anni è che il futuro è tornato di casa in questo paese, non soltanto il passato c'è, lo vedete, lo sapete, lo conoscete, ma la vera sfida nostra è portare il futuro a mettere la residenza in Italia, non soltanto il passato. E questo è possibile soltanto se la politica fa il suo mestiere e noi credo che andiamo in questa direzione. Noi accogliamo, è giusto, noi paghiamo, è giusto, ma allo stesso tempo noi chiediamo che vi sia il rispetto che deriva dal fatto che l'Unione Europea è nata perché abbiamo buttato giù i muri ed abbiamo allargato ad est, non perché li abbiamo tirati su ed abbiamo chiuso. Se avessimo utilizzato il principio dell'egoismo non ci sarebbe oggi un'Unione a 28. Presidente, come è andato l'incontro? Abbiamo più che i numeri, numerissimo. Abbiamo questo processo per costruire un partito, una nuova forza politica della sinistra italiana, perché ce n'è bisogno, innanzitutto perché cresce la diseguaglianza, perché cresce l'ingiustizia, perché troppe persone non hanno più accesso ai diritti fondamentali, non si curano più, non riescono più a mandare i loro figli a scuola, non hanno un lavoro, non hanno un reddito. Nasce perché c'è bisogno di qualcuno che si assuma la responsabilità di provare a cambiare le cose. Per questo in questi giorni, con tantissima gente, tantissima partecipazione, oltre ogni aspettativa, discutiamo del merito delle questioni, discutiamo anche di come dare gambe, forza alle idee che qui stiamo discutendo e che continueremo a discutere anche nei prossimi mesi, fino a dicembre, quando con un primo congresso fondativo daremo ufficialmente vita a un nuovo partito. Un nuovo partito alternativo a politiche sbagliate che oggi Renzi incarna e interpreta, che produce, dunque alternativo certamente al Partito Democratico di Renzi. Ministro Umberto Eco, Presidente.